oggetto numero 6. Risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliere Meloni. Prego. Grazie Presidente. Il consigliere Meloni. Prego. Grazie Presidente. Dunque, è praticamente la terza interrogazione di questi ultimi tre consigli che torniamo sul tema del diritto alla salute e della sanità. Diciamo che la prima riguardava la mancata stabilizzazione al 30 settembre, la seconda era stata fatta lo scorso consiglio sull'ipotesi di sforamento di bilancio e sul disavanzo, e oggi ci troviamo a parlare di taglio, riduzione della spesa farmaceutica. Allora, molte cose le abbiamo lette anche a mezzo stampa e quindi è possibile che oggi alcune risposte siano state già anticipate, perché abbiamo visto come si sia alzato un po' lo scudo dei rappresentanti delle diverse categorie, dell'Ordine dei Medici di Perugia, di Terni. Abbiamo tutti ricevuto delle lettere da parte di alcune associazioni, gli odontoiatri, i rappresentanti dei malati di diabete, i rappresentanti di medici di medicina generale. Allora, il punto che oggi torniamo a ribadire è un'altra volta la riduzione e soprattutto la mancata attenzione verso i pazienti che si vedono sottrarre giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, il diritto e i servizi legati al diritto alla salute e al benessere. Peraltro, con questa lettera che l'11 ottobre il direttore regionale alla sanità ha inviato ai direttori delle due aziende ospedaliere e ai direttori delle due ASL, in cui si citano testuali parole: si richiede di assegnare ai propri specialisti prescrittori specifici tetti di spesa ridotta del 25% per le strutture di reumatologia, dermatologia, gastroenterologia e nefrologia, del 5% per le strutture di oncologia ed ematologia, del 10% per tutte le altre strutture, nonché obiettivi e indicatori di appropriatezza prescrittiva relativamente alle prescrizioni cui farmaci vengono erogati direttamente dalle aziende ospedaliere e per quelli erogati dalle ASL. Ora, diciamo che contiene due elementi principali questa lettera inviata dal direttore: una lettera molto dura, molto critica, per certi aspetti anche un po' arrogante, dove viene sostanzialmente indebolito il ruolo del medico, della sua esperienza, della sua competenza e anche del percorso terapeutico in merito ad alcuni pazienti. Sembra che il percorso individuale dei singoli pazienti di cura vengano messi in secondo piano e non saranno più valutati sui reali ed oggettivi bisogni, e che quello che prevale su tutta questa missiva e su queste misure sia condizionato fondamentalmente dal costo economico. Ora, il fatto che siano arrivate delle dure critiche da parte dei medici, da parte dell'Ordine dei Medici, di Cittadinanza Attiva, delle associazioni di categoria, di pazienti ovviamente preoccupati per la propria storia e per il proprio diritto alla cura, era abbastanza normale, diciamo. Ora però quello che vorrei ulteriormente sottolineare è che l'innalzamento delle problematiche relative alla spesa farmaceutica avviene nel periodo in cui è stata realizzata e formata l'ennesima cabina di regia. Cioè, dal 29 luglio 2021 ad oggi, lo sforamento e l'innalzamento della spesa farmaceutica è veramente aumentato a dismisura tale da dover prendere delle misure. Ora io dico, questa mattina ho ascoltato nelle varie interrogazioni la parola cabina di regia e comitati scientifici, tecnico-scientifici almeno 5 volte, applicata in maniera trasversale alle varie discipline di competenza dei singoli assessori. Ora, solitamente una cabina di regia che cosa fa? Non solo, diciamo, nelle materie trattate, ma in generale anche nell'impresa. Fa l'analisi dei dati,
la disamina dei dati e poi si cerca di prendere delle misure correttive per migliorare quei dati affinché le cose possano essere migliori rispetto al passato. È strano che però invece rispetto alla cabina di regia del 29 luglio 2021 che avrebbe dovuto fare proprio queste attività, oggi noi ci ritroviamo invece una situazione molto peggiorativa, anzi il problema della spesa farmaceutica ha subito la massima accelerazione proprio nel periodo di vigenza della cabina di regia. E questo è un dato che a noi preoccupa e che ci allarma, soprattutto perché rispetto alla spesa del 2021, che già, diciamo, come dire, era aumentata e che però ci trovava insieme alla Sardegna, oggi, almeno nell'analisi dei primi quattro mesi, ci trova invece in vetta alla lista in solitaria. In termini economici, diciamo che nel 2021 il tetto era stato di circa 56,7 milioni di euro, adesso nei primi quattro mesi siamo intorno ai 28,7 milioni, con una proiezione annua che va agli 86 milioni. Ora, al di là delle preoccupazioni di tutti noi, quello che oggi ci chiediamo è intanto come si intende conciliare il diritto alla cura, che è ovviamente sancito dalla Costituzione, che più volte abbiamo ribattuto, ripetuto e condiviso in quest'Aula, con il piano di rientro della sanità. Lo scorso Consiglio all'interrogazione, l'assessore Fioroni, che lo sostituiva, aveva già dichiarato che ci sono delle grosse difficoltà di bilancio e un serio disavanzo sulla sanità, di cui però ancora non abbiamo, diciamo, contezza e certezza. Ci chiediamo le ragioni per cui gli organi predisposti al controllo non abbiano monitorato, controllato prima questi dati e non siano intervenuti con delle misure correttive anche in virtù della cabina di regia che è stata in essere un anno e mezzo. E le ragioni per cui nella nostra regione vengono utilizzati maggiori quantità, dosi di farmaci e maggiori costi, e i motivi anche per cui nella spesa per l'acquisto diretti l'Umbria ha una spesa in crescita rispetto al dato nazionale. E ovviamente quali sono le misure che questa giunta sta mettendo in essere o che sta prevedendo per il prossimo futuro. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. In primo luogo è opportuno evidenziare, come già la consigliera Meloni ha evidenziato, che ci deve essere un equilibrio che è certificato anche da varie sentenze. Sto parlando della Corte Costituzionale, che ha tre sentenze in tal senso, del Consiglio di Stato del 2012, che è l'ultima, che prevede appunto ci sia un equilibrio da mantenere fra quello che è, come dire, il mandato dell'articolo 32 della Costituzione e il peso e il finanziamento e l'erogazione quindi del Fondo Sanitario Nazionale che viene diviso a livello regionale. E non è un caso che ci siano dei tetti da rispettare, dei tetti che sono definiti per legge, sono condivisi in conferenza Stato-Regioni, sono previsti da AIFA e via dicendo. Questo riguardo è indispensabile appunto sinteticamente definire quelli che sono i meccanismi del servizio sanitario e come si colloca l'assistenza farmaceutica in tal senso. L'assistenza farmaceutica rientra nei livelli essenziali di assistenza LEA come definito dal DPCM del 12 gennaio 2017, per garantire l'erogazione dei quali la legge di bilancio dello Stato determina ogni anno il valore del fabbisogno sanitario nazionale che purtroppo, sottolineo, a questo periodo è collegato a quello che è il valore del prodotto interno lordo. Quest'anno eravamo al 7% del rapporto PIL fondo sanitario, probabilmente l'anno prossimo andremo al 6,2%. E questo è un dato preoccupante, molto preoccupante. In tal senso, se le cose rimangono così evidentemente, che non ci siano interventi straordinari che vanno a riequilibrare questo sistema di finanziamento. In tale contesto il 15% di queste risorse è destinato a livello nazionale all'assistenza farmaceutica nelle due componenti convenzionata, tetto di spesa il 7%, è quella gestita generalmente dai medici di medicina generale,
e acquisti diretti, tetto di spesa 8%, di cui lo 0,2% per gas medicali. Per gas medicali prevalentemente parliamo di ossigeno, che in Italia è considerato un farmaco. Il sistema dei tetti di spesa sulla farmaceutica è volto ad assicurare che le regioni adottino adeguati sistemi di contenimento in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale, la farmaceutica appunto, a scapito di altri ambiti e settori dell'assistenza. In Umbria, stando alle ultime rilevazioni, il tetto di spesa per gli acquisti diretti supera il 12%. Pertanto dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per assicurare la sostenibilità del servizio sanitario regionale. La nota del direttore regionale, oggetto dell'interrogazione, è stata redatta con tale finalità e contiene indirizzi applicativi per i direttori generali delle aziende che in parte riprendono e ribadiscono le disposizioni adottate dalla Giunta con deliberazione 305 del marzo 2022. Recante determinazione dei tetti di spesa della farmaceutica e dei dispositivi medici per l'anno 2022 e misure finalizzate a incrementare l'appropriatezza prescrittiva. Si parla di appropriatezza prescrittiva. Inoltre la Giunta regionale, con atto 1024 dell'ottobre del 22, ha adottato una serie di ulteriori misure di efficientamento per la riqualificazione del sistema sanitario regionale. Lo spostamento appunto è stato accertato e sono state attivate tutta una serie di misure di contenimento come sopra evidenziato. Le ragioni per cui la nostra regione vengono utilizzate in maggiore quantità e dosi di farmaci. In realtà è proprio perché viene costantemente eseguito il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche che è possibile mettere in luce tali fenomeni. Se non avessimo controllato non avremmo avuto riscontri in tal senso. A differenza della spesa farmaceutica convenzionata, prevalentemente, come già detto, ascrivibile ai medici di medicina generale, che è al di sotto del tetto del 7%, la spesa farmaceutica per acquisti diretti risente della continua immissione in commercio di nuovi farmaci, per lo più ad alto costo, che godono delle coperture brevettuali e il cui prezzo massimo di acquisto per il servizio sanitario è controllato e contrattato a livello nazionale dall'AIFA. Infatti la spesa farmaceutica per acquisti diretti è in crescita in tutte le regioni e non soltanto in Umbria. Il problema quindi non è solo il monitoraggio, ma le azioni che possono essere messe in campo per governare la spesa farmaceutica. Per questo motivo, con la nota in questione, si è ritenuto di fornire indirizzi operativi diretti, in particolare a quelle aree specialistiche, la cui attività prescrittiva indice maggiormente sul tetto di incide maggiormente sul tetto di spesa in sfondamento e dove sono disponibili diversi farmaci generici e o biosimilari con prezzi notevolmente più bassi a parità di indicazione terapeutica, quindi di equivalenza. La finalità di tali disposizioni non è quindi quella di limitare la presa in carico dei pazienti che necessitano dei relativi trattamenti, ma di esortare i medici prescrittori, quindi gli specialisti prevalentemente, a orientarsi verso l'utilizzo di farmaci che, a parità di efficienza e sicurezza, risultano associati ad un costo di trattamento più economico e quindi più vantaggioso per la sostenibilità del servizio sanitario regionale. L'analisi tecnica da parte degli uffici regionali indica che i budget di spesa indicati nel documento, a seconda dell'ambito specialistico, possono ritenersi realistici se l'attività prescrittiva si orientasse in tal senso. Per lo più, al tempo stesso, una ragione di prudenza nella prescrizione di nuovi farmaci, che non sempre sono sinonimo di innovativi, per lo più ad alto costo e spesso in assenza di dati che dimostrano una reale superiorità in termini di efficacia e sicurezza rispetto alle terapie già presenti, potrà evitare ingiustificati e maggiori costi per il servizio sanitario, appunto perché sono innovativi e c'è un'immissione sul mercato da pochi mesi, non si ha, come dire, una storia dell'efficacia di questo farmaco. Pertanto non si tratta di un taglio lineare, nessuno ha mai limitato quella che è l'esercizio in scienza e coscienza della prescrizione da parte dei specialisti e dei medici. Questo ve lo posso assicurare
assolutamente. Come è stato interpretato da alcuni, e non si configura una contrazione dei livelli essenziali dell'assistenza farmaceutica, ma le scelte prescrittive devono orientarsi verso il miglior uso possibile delle risorse limitate. È altrettanto vero che con il direttore generale stiamo incontrando gli stakeholder. Scusate, è saltato il sistema di microfono, quindi se stiamo un attimo tutti più silenzi, l'assessore può essere benvenuto. Come dicevo, stiamo incontrando gli stakeholders, stiamo incontrando i presidenti degli ordini, stiamo incontrando tutte quante le varie associazioni maggioritarie e rappresentanti dei pazienti in maniera tale da chiarire questi che possono essere assolutamente solo ed esclusivamente delle incomprensioni. Ripeto, nessuno vuole tagliare quella che è la sanità, vuole tagliare quella che è, come dire, uno delle assolute priorità da parte del medico di prescrivere in scienza e coscienza, ma ci richiamiamo a quelle che sono le indicazioni del MEF, a quelle che sono le indicazioni di AIFA, a quelle che sono le indicazioni di più sentenze da parte della Corte dei Conti, osservazioni da parte della Corte dei Conti e sentenze che si sono succedute nel tempo. Grazie. Replica, consigliere Meloni, prego. Grazie Presidente, ma guardi Assessore, io la ringrazio per la risposta, ma di fatto quello che si evince e si percepisce, ma non soltanto dal cittadino, ma penso anche dai professionisti, rispetto alla lettera invece che è stata inviata, sembra tanto invece un taglio lineare purtroppo, perché io penso che il monitoraggio probabilmente è stato utile perché ha riscontrato questo sforamento nel tetto di spesa, come lei ha ricordato, sulla farmaceutica convenzionata, diciamo che la linea è verde e quindi su questo l'Umbria è in regola, mentre sui farmaci acquistati direttamente dalle aziende ovviamente è rossa, se vogliamo dire così, proprio perché diciamo, ma l'Umbria si sta comportando molto peggio rispetto alle altre regioni. Ora, io credo che però il monitoraggio, diciamo, per poter intervenire prima, anziché arrivare a prendere queste misure drastiche, che comunque necessariamente, anche rispetto a quello che c'è scritto nella lettera testualmente, condiziona poi il rapporto tra paziente e medico e anche le scelte del medico, perché si sta andando in quella direzione, forse doveva essere stato fatto prima, cioè durante questo anno e mezzo. Si dovevano già prendere delle misure precauzionali, preventive, prima di arrivare di nuovo a fare dei tagli, perché oggi questi sono letti in questo modo. E poi dovremmo adesso tornare sopra alla questione in virtù di quelle che sono state le recriminazioni e le proteste, le critiche, le criticità che sono state avanzate dal mondo, diciamo, della sanità e da chi ci ruota intorno. Lei ha parlato prima di farmaci, di sostituzioni, di generici, però se lei legge anche la lettera che è arrivata dalle associazioni che difendono anche alcune patologie, si vede come in realtà la differenza spesso è importante rispetto all'uso di un farmaco rispetto a un altro, perché poi è rispetto alla storia del paziente che il medico deve intervenire in scienza, coscienza e anche con una certa dose di umanità, perché il percorso, diciamo, di cura di un paziente riguarda la sfera, diciamo, di cura stretta, quella psicologica e umana, e in questo momento c'è non solo un indebolimento di quello che è il risultato della cura rispetto ai tagli che vengono, diciamo, consigliati, ma anche rispetto alla tenuta psicologica e soprattutto alla preoccupazione che anima tutti coloro che purtroppo in questo momento non stanno bene. Quindi io mi auguro che in virtù e sulla base di quelle che sono le osservazioni che sono arrivate si prendano delle misure correttive quanto prima. Grazie. Grazie consigliere Meloni, lei rimanga in piedi perché c'è l'ultima question time. Oggetto numero 7, interroga sempre il consigliere Meloni, risponde sempre l'assessore Coletto, poi abbiamo finito il question time. Prego consigliere. Torno su questo argomento e cerco di stringere anche nella narrazione di questa interrogazione che riguarda una richiesta di aggiornamento circa l'estensione delle modalità dello screening per i tumori al seno.
Questa interrogazione nasce da una mozione presentata lo scorso 17 marzo 2022 e poi all'unanimità portata in terza commissione, proprio perché sia quello che veniva descritto, sia gli obiettivi di quella mozione, ma sia le richieste erano state condivise da tutti i consiglieri da questa assemblea legislativa. Il 21 aprile di quest'anno abbiamo fatto un'audizione in terza commissione alla presenza dell'assessore Coletto e si era deciso anche in quell'occasione di attivare una commissione di studio tecnico-scientifica per una valutazione complessiva della situazione, perché era ritenuta, diciamo, valida sotto il profilo dei contenuti e delle finalità, ma c'era come sempre il problema anche legato alla, diciamo, all'aspetto finanziario e a come poter mettere in atto questo allargamento della prevenzione nelle donne che presentano delle criticità e delle problematiche e che devono essere inserite in uno screening più ampio in tempi, diciamo, antecedenti rispetto a quelli stabiliti dei 50 anni. Abbiamo ricordato più volte in quest'Aula che purtroppo il tumore al seno è il tumore che colpisce di più le donne, e ha ricordato prima anche l'assessore De Luca, anche in Umbria e soprattutto in alcune zone dell'Umbria, per varie motivazioni. Abbiamo visto come c'è sempre di più una necessità di personalizzare gli interventi diagnostici sulla base delle caratteristiche della donna e della storia personale. Ricordo che l'Umbria è stata una regione, diciamo, tra quelle virtuose da tutti i tempi, perché già nel lontano 2007 ha avviato lo screening per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella, garantendo l'invito a effettuare una mammografia biennale a tutte le donne anche tra i 50 e i 69 anni. E l'ultima volta che abbiamo discusso di questo argomento e abbiamo appunto rimandato la questione nella commissione, avevamo sottolineato l'importanza di come l'ecografia effettuata su pazienti che presentavano uno studio più complicato della mammella, quelle fibrocistiche, ed individuare quindi lesioni nodulari benigne come i fibroadenomi piuttosto comuni senza l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. Per questa ragione l'esame è particolarmente indicato nelle donne con età inferiore ai 40 anni, con un seno denso giovanile. Visto quindi che l'incidenza del tumore al seno è in aumento anche nelle donne under 50, la maggior parte delle quali sappiamo bene essere fuori dal programma di screening nazionale e in parte anche dallo screening regionale, oggi siamo qui a richiedere in quali tempi si intende e se si vuole continuare a portare avanti l'impegno che ci eravamo presi ad aprile in commissione dell'istituzione di questo comitato tecnico scientifico che va a fare quelle valutazioni che vanno a coprire quella richiesta di cui abbiamo parlato 8 mesi fa. Grazie. Grazie Presidente. Allora, si sottolinea che l'Umbria ha avviato il programma di screening per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella già nel 97. Quindi 10 anni prima, questo insomma va sottolineato perché va a nostro favore, direi, no? È una cosa abbastanza importante. E che a livello nazionale l'offerta dello screening mammografico è gratuito e quindi garantito come livello essenziale di assistenza nella fascia di età 50-69 anni. Con il piano di prevenzione 2021-2025 che abbiamo approvato, è stato approvato e è stato riapprovato anche dal Ministero, quindi ha avuto il parere favorevole, deliberato con DGR 1312 del 2021, uno degli obiettivi del programma Libero 14 Screening Oncologici è il miglioramento della qualità del percorso relativo allo screening mammografico attraverso l'implementazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, i famosi PDTA, regionale per le neoplasie della mammella, già in avanzata fase di definizione, nell'ambito del quale sono definiti anche i percorsi organizzati per la prevenzione del tumore della mammella su base genetica, quindi le mutazioni BRCA1 e BRCA2.
Tale PDTA pertanto tiene già in conto della differenziazione degli accessi e degli interventi diagnostici e terapeutici delle caratteristiche della donna e del suo livello di rischio. Tuttavia, nell'ambito del programma di screening, donne fra i 50 e i 74 anni, l'uso dell'ecografia in alternativa o associata sistematicamente alla mammografia non è raccomandato per le pazienti che accedono al percorso tramite lo screening. L'ecografia mammaria è un esame di secondo livello che viene eseguito su indicazione dello specialista, mentre la senologia clinica, essa è, come detto, già attualmente indagine complementare alla mammografia. Le linee guida europee per le donne asintomatiche in fascia 40-44 anni con un rischio medio di tumore mammario suggeriscono di non implementare interventi di screening organizzato, raccomandazione condizionale, evidenza moderata. Il bilancio rischi-benefici per iniziare lo screening a 40 anni è a favore del non screening. Per tali asintomatiche, in fascia di età 45-49 anni con rischio medio di tumore mammario, le linee guida europee suggeriscono l'implementazione di uno screening mammografico nell'ambito di un programma organizzato di screening, raccomandazione condizionale, evidenza moderata con intervalli biennali o triennali rispetto all'intervento annuale. Essendo tuttavia l'offerta dello screening tra i 45 e i 49 anni ancora un extra lea, è necessario fare una valutazione sulla base della popolazione eleggibile e dell'intervento di screening che si intende adottare, tenendo conto anche di quante donne in tale fascia di età già si sottopongono ai controlli. Pertanto è in itinere quella che è una delibera per dare mandato appunto al direttore generale, dottor D'Angelo, di attivare una commissione tecnico-scientifica finalizzata appunto allo studio di miglioramento della prevenzione del tumore al seno attraverso appunto tutte le tecniche di indagine che sono a nostra disposizione. Grazie. Prego, consigliere Meloni. Grazie assessore, ci ha rifatto anche la cronostoria insomma della nostra regione, quindi grazie e insomma a testimonianza che sono state fatte molte cose buone anche nel passato che ci hanno, come dire, reso regione virtuosa. Quindi speriamo che questa delibera di giunta e questo mandato al direttore generale avvenga nei tempi più brevi possibili, insomma io mi auguro almeno entro la fine dell'anno, in modo che già dal 2023 si possa iniziare a lavorare per portare a casa questo importante risultato. Grazie.